Radio Luna. Ben trovati, questa è Radio Luna, io sono Charles Papa, dall'altra parte c'è Marco Pece. Oggi parliamo di motoraduni, parliamo di biker, parliamo di moto, parliamo di tante cose, tanta roba. Eccoci come detto con noi gli amici di Roflow e quindi Luca De Cesare, ciao Luca! Buonasera a tutti, Antonio, ciao a tutti! Antonio Pietro Monaco. E buonasera! Miss PMK. Okay. Ciao ciao! Okay. Ovviamente è moglie, per chi non l'avesse capito. Beh, insomma, questo può interessare moglie. Molto poco al popolo, però sì, insomma è una notizia sanno, che può badata. Allora ragazzi, voi siete biker, diciamo questo, tutti e tre possiedete una moto? Assolutamente sì. Ecco, allora cominciamo con Miss PMK. Cosa vuol dire possedere una moto oggi? Cioè cosa significa scendere, lucidarla, salire e andare? Libertà, l'autonomia, la bellezza del viaggio, assaporare e guardare le strade, il camminare nel traffico e con la spensieratezza. Poi il Molise offre tanti borghi, luoghi meravigliosi da visitare, quindi merita. È diverso, meglio o peggio, farlo con la propria metà? In questo caso con Antonio, tuo marito? Ma guarda, noi siamo autonomi, nel senso che ognuno usa il suo mezzo. E abbiamo anche l'interfono, quindi il casco collegato, quindi ogni tanto io canto nel casco e coinvolgo sì, nella... Sì. E lui deve stare attento a non scivolare. Cioè, subisco. Luca, tu anche sei un biker, parliamo di una moto specifica o ci sono... Allora, io sono un neofita, questo è il terzo anno. Sono un pischello, sì. Come sta? Cresce bene, Antonio? Cresce bene. Beh, si vede, diciamo. Sì. È solido e abbondante. Salute! Sì. No! Sprizza salute da tutti i peli qui. Senti, Luca, perché hai scelto la moto e non un'auto, una bicicletta? Allora, da quando avevo 14 anni, motorino, scooter, 125 moto, 125, l'ho sempre portato, è sempre stato un desiderio. E fino ai 30 anni non ho avuto mai la possibilità di prenderla la moto. Mio padre era motociclista quando era giovane. Quando è venuto a mancare a maggio del 2021, e allora ho preso la decisione di comprarla. Bene, questa è una bella scelta. Per te cos'è andare in moto? Diciamo che la libertà è una cosa che accomuna tutti i motociclisti, ma è lo staccare, per me è staccare la presa dalla vita quotidiana. Stai in moto e se hai casomai delle cuffie ascolti musica, ma spesso e volentieri non lo faccio, e sei tu, la strada e il vento, ed è una cosa che ti fa star bene. Senti invece questo brutto ceffo Antonio, voi quando andate insomma in giro in moto, quando ne siete tanti, insomma, intanto è bello vedere passare insomma un gruppo di moto, di biker a cavallo di moto importanti. È sempre festa con voi, no? Cioè, quando andate in giro, per voi è come se insomma un gruppo di amici che escono in comitive, vanno a visitare un borgo, un posto. Certo, perché come diceva Luca, appunto, è l'occasione per staccare, quindi anch'io la utilizzo moltissimo, no? E quindi posare tutti i pensieri, i problemi sul comodino e partire all'avventura. Senti, perché però nell'immaginario insomma un po' di tutti chi va in moto deve essere brutto come brutto me, come te, capelli lunghi, certo, barba, cattivo, tatuaggi, tutti brutto, non cattivo. Ci sono ragazze, perché c'è questa Vabbè, ma perché quello è lo stereotipo, diciamo, della storia. Poi e invece lei, per esempio, ribalta questa cosa. Sappiamo lei che è bella. Senti, Miss PMK, sì. Com'è nata in te la passione per la moto, no? In genere, sai, uno pensa appunto stereotipi per stereotipi, bambolina, Barbie, cuoricini, no, bacini. Quando, no, da piccolina avevo 12 anni e è nata la passione per le moto e il mio sogno proprio da adulta era quella di avere un Harley. Poi vabbè, apro la parentesi, quando dissi verso i 15 anni alla mia migliore amica io mi sposerò solo se troverò uno brutto barbuto con l'Harley. Quindi non è stata una scelta di conseguenza? No, assolutamente. Siete arrivati a conoscervi che avete entrambi un Harley? No, io l'ho comprata dopo, però il mio sogno era quello, sì. E le guido da tanto. E lo hai coronato con lui? Sì. Ma sì. Luca, tu hai coronato
T'hanno lasciato fuori. L'hai coronato questo sogno tu o no? Di trovare una bruta barbuta. Una bruta barbuta sì, con sì, la moto. Sì, 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 anche no, tu. No. Allora, la fortuna vuole che la mia compagna ama la moto, quindi viene volentieri. Quindi uscita, la Zavorrina. Uscite sì. pari. Uscite sì, pari. Sì. Due a due. Assolutamente. Però volevo sottolineare che gli stereotipi stanno un po' per finire. Noi Roflow attualmente abbiamo 3 quote femminili all'interno non della ci credo. Su quanti sì, sì, maschietti? Sì. Su 10. Il 30% mica è poco. Ognuno di voi ha un altro lavoro, quindi è una passione assurdamente bella questa della moto, che si vive anche d'inverno? Chi risponde? Sempre. Dipende dalla moto che hai, però può anche dalla tenacia. Dipende anche dallo stile di vita. È chiaro che a me anche il pigiama è nero, quindi cioè, dovete sapere che stiamo parlando. Antonio, in questo, non so se nell'inquadratura viene, no, non si vede, ma c'ha un pantalone militare. Sì, un po'. Che è un'esagerazione perché lui veste sì, tutto di nero. Sì, sono sprazzi di colore, quindi sprazzi di vitalità. Di vitalità, qui si esagera. Senza ritegno. Esatto. Sì, Miss perché... Ci prepariamo alla festa. Io invece aggiungo che per quanto riguarda l'inverno, l'importante è la sicurezza. Quindi per me, che essendo l'infermiera d'emergenza, io guardo sempre l'aspetto della sicurezza. Quindi se c'è ghiaccio, c'è neve, la moto si lascia a casa. Oh, direi di sì, insomma. Sì. Però ecco, da motociclista, sì? Ditelo a Luca che è nuovo, la prima cosa che si fa quando ci si avvicina alla moto, prima di accenderla, cosa si fa? Avere l'abbigliamento adatto. Oh, che non bisogna investire in chissà quali grandi milioni di euro, però non le caviglie scoperte, non le braccia scoperte, avere non il casco. Le scarpe da ginnastica. Attenzione, basta con queste scarpe di pezza sopra le moto, con le infradito, le ciabatte, tutta. Basta, mettetevi gli stivaletti. Gentilmente. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Antonio, basta, mi hai tolto basta le parole di bocca. Vedo gente con ste ciabotte sopra le moto. Basta. Io le fermo. Finire io fare la multa pure io di più, ma in realtà sì, dovrebbe esserci una multa senza abbigliamento, ma no, assolutamente. Allora scusate, è così, penso che parlare di infradito sulla moto è veramente una cosa fuori da ogni no buon senso. Ora racconto un piccolissimo aneddoto. Dovevamo partire per l'Austria, uno dei nostri fantastici viaggi, un amico stava con la moto con le scarpe di pezza o con le scarpe di tennis, come dicevano. Non l'avete menato? No, la macchina ha fatto retromarcia, la pedalina si è chiusa, si è rotto l'alluce e lui è rimasto a casa. Oh, è quindi benissimo. Basta con queste scarpe di pezza qua. Oh, benissimo.